E benvenuti anche questa sera qui su Lost Archaeology in doppia versione. Questa volta siamo su Twitch e su YouTube contemporaneamente per quest'ultima live del 2020 in cui, come sempre, troveremo grandissimi, grandissimi partecipanti, ovvero i mitici membri del team Lost Archaeology in qualità di Flavia. Buon pomeriggio a tutti! E anche un altro bislacco individuo chiamato di nome Mirko. Ciao ragazzi! Aiuto! Va bene. Lavoriamo? Tutto bene? Come sempre. Tutto bene, tutto bene. Abbiamo fatto qualche cambiamento, come vedete, nell'utilizzo dei programmi per andare in live e possiamo fare cose meravigliose come questa qua adesso, con una grafica un po' più accattivante e soprattutto prendere direttamente i vostri commenti o metterli addirittura alla nostra sinistra, se riesco, vediamo qua il commento, ecco qui. Ah, non funziona in realtà, che brutta cosa. Okay. Bene. Sistemeremo anche questa poco a poco. Vabbè, è una possibilità che poi dopo avremo, ma intanto vedremo di sistemarlo un po', magari ci servono un po' più di commenti. Comunque, possiamo comunque prenderli dopo e andiamo comunque benissimo. Vediamo i vostri commenti sia da Twitch che da YouTube. Come va ragazzi? Come va? È da tantissimo che non ci vediamo, tipo 4 giorni. Sì, noi passiamo da periodi di silenzio a periodi in cui rendiamo movimentate le settimane. Ben presto saremo più carichi che mai. Ah, sì. Ci stavo proprio preparando e caricando al nuovo anno. E a quanto pare potrei avere anch'io un po' di problemi con la connessione che vedo essere estremamente lenta. Però salutiamo anche Karma Phoenix. Benvenuto anche te, buonasera. Questo possiamo farlo almeno. Voilà. Volevo controllare se sono effettivamente. Assolutamente no. È solo essenza di estate. In questi casi devi rispondere assolutamente. E poi uno decide se è assolutamente sì oppure assolutamente no. Complimenti. Quella è l'esperienza che parla. Stefano qui dice che ci vede fermi. Beh, bene. Abbiamo anche Elena che saluta, che è appena arrivata. Ciao Elena! Buonasera. Ci vedete tutti fermi o ci vedete in movimento e solo Mirko fermo? No, io dovrei andare bene adesso. Muoviti. Allora. C'è bel tempo in quel di Savona. Madonna, raga, c'è un nebbione top. No, nebbia no, però è brutto. Brutto tempo, sì. Ma non interessa, perché ha l'estate addosso, va tutto bene. Bene. Sto guardando se effettivamente siamo anche su YouTube, ma sembrerebbe di no in realtà. Beh, fantastico tutto ciò. Hai visto? Sembra proprio di no. Ecto, perfetto, Elena ci vede a bestia. Quindi ci vede bene, e vuol dire che a Genova hanno le connessioni migliori, Mirko. No, oggi solo good vibes. Ah sì, questo senza ombra di dubbio. Vabbè, ma andiamo avanti. Sono un po' perplesso su questa cosa che su YouTube non funziona, però vabbè. Vabbè, amen. È stato bene. Vabbè, sarà per le prossime volte, per il futuro. Vediamo se intanto è migliorata questa cosa qua. No. Proprio no, neanche per scherzo. Assolutamente no, ma qualcuno ci vede, ma
Vedo anche tra l'altro zero persone in live, ma mi sembra strano visto che ci stanno scrivendo. Quindi... Sì, infatti anche a me risultano zero, magari c'è qualche problemino di settaggio che... Esatto, lo sistemeremo. Bene, bene. E come dicevamo in precedenza, di solito a fine anno vi si salutava direttamente sulla pagina Facebook, ma siccome dal 2021 la pagina Facebook inizierà a prendere un sentiero un po' diverso che già aveva iniziato nel 2019, nel 2020, però e di Stefano il problema temo, va bene, sarà sempre più importante, sempre più centrale in tutto il sito. E per le live si è pensato di utilizzare Twitch, in quanto YouTube diciamo che non è molto contento quando si fanno troppe live sopra un canale, soprattutto se non c'è questo gigantesco seguito, perché poi va, visto che dopo uno riguardandole magari non le guarda interamente, fa scendere bene, lasciandola si vedono anche i commenti, perfetto, posto, va bene. Comunque, sinteticamente, che mi sto perdendo, Twitch avrà le live, YouTube avrà i video e video riassunti anche delle live fatte su Twitch. Questo per dare un po' di centralità a ognuno dei social, in modo che siano ben riconoscibili fra di loro, e soprattutto Twitch è fatto apposta per le live, YouTube invece è fatto apposta per i video. Quindi questo è il sito, sarà il collante di tutto quanto, compreso anche Instagram e Facebook. Poi vediamo se risponderà anche Twitter, ma c'è gente strana su Twitter, purtroppo, quindi vediamo un attimo. E noi qui appunto siamo per salutarvi per questo 2020 iniziato benissimo, poi dopo man mano è andato un po' collato a picco. Ci siamo riusciti ad arrivare in fondo, bene o male, speriamo tutti senza ossa rotte, e parleremo un po' anche di un riassuntino di alcune delle scoperte o degli eventi avvenuti a livello archeologico quest'anno, nel 2020. Lo faremo molto leggermente, molto molto velocemente, poi in realtà qualcosa magari lo approfondiamo a inizio 2021 in modo da recuperare un po' tutto, anche notizie molto molto vecchie che appunto per come è andato su Facebook quest'anno non se ne è parlato tantissimo di novità. Quindi, prima che Mirko cada, vogliamo far iniziare a parlare lui? Benissimo. Finché gli regge la linea. No, ma adesso regge, perché ha un po' di... deve carburare, però ci siamo. Vabbè, niente. No, io volevo ricordarvi ciò che è accaduto ovviamente in Egitto. Aspetta, per parlare di queste cose, vabbè. Un minimo di decoro. Ma tipo poi... che hanno avuto l'atterraggio di qualche astronave aliena? No, allora, quello... No, ma perché c'era un po' di traffico e non sono riusciti ad arrivare. Sono fermati. Sì, perché poi... no, perché sono tipo le strade, le autostrade liguri. Abbiamo avuto qualche problema quest'anno. Comunque, no, cose molto più interessanti. Ovvero la scoperta di ben 59, e dico 59 che sono tantissimi. Buonasera, intanto. 59... sarcofagi, 59 sarcofagi tirati fuori, come avete sentito, soprattutto a settembre, mese di settembre, almeno la notizia è arrivata in quel mese lì, e sostanzialmente si tratta della zona del Bubastejon di Saqqara, ok? Quindi il sito dove c'è la famosissima piramide a gradoni di Djoser. Perfetto, e quindi sono stati trovati tre pozzi, da cui sono uscite fuori appunto 59 sarcofagi con centinaia ovviamente di oggetti di corredo. E come potete ben capire è una notizia incredibile, perché comunque cioè, si tratta di un ritrovamento bello massiccio, e soprattutto il grado di conservazione era ottimo.
e quindi appunto abbiamo questa possibilità. E vi dico che questi sarcofagi sono datati intorno alla 26esima e 27esima dinastia, ovvero tra il 600 e il 500 a.C., quindi parliamo proprio dell'epoca tarda, quella che noi chiamiamo epoca tarda dell'Antico Egitto. E niente, quindi avrete sicuramente immagini per prossimo e vi invito ad andare a rivedere le decorazioni dei sarcofagi perché sono incredibili e soprattutto anche in alcuni casi il lavoro che c'è dietro le bende, il bendaggio, che sono anche lì colorati e intrecciati in modi incredibili, bellissimi. Quindi questo era più o meno quello che, di cui volevo. Ovviamente ci sarebbe da parlarne per ore, ma poi ne parleremo appunto. Ma non sono le uniche venute fuori quest'anno? Cioè, non male, no, per 2 mesi c'era una nuova scoperta. Di, sì, esatto, sostanzialmente. Di folio numero, tra l'altro. Questa cosa, esatto, questa cosa si è fatta, diciamo, almeno dal punto di vista delle notizie, per 3 volte, cioè 3 notizie di scoperte. Mi pare prima 13, poi 27, alla fine il numero totale era di 59, e soprattutto qualche mese prima, se non sbaglio tra marzo e aprile, era uscita fuori, sempre dal Bubba Steyon di Saqqara, un'altra scoperta abbastanza interessante, molto particolare. Si tratta di una mummia di una mangusta, molto grande, e di solito si ritrovano, ma un po' più piccole, questo era un esemplare abbastanza imponente, e sempre databile intorno, questa volta mi pare intorno al 700, comunque più o meno siamo sempre lì, ed è interessante perché, mi sentite ancora? Sì, sì. Ok, sì, avevo visto che era scesa un po' la connessione, perfetto. Interessante perché la mangusta è collegabile al dio Ra o al dio Atum, che sono, diciamo, che combattono, ecco, contro Apophis, che è questo serpente malvagio, che è l'antitesi della Maat, e quindi dell'ordine, diciamo, universale, e proprio perché le manguste in natura cacciano i serpenti. Quindi è interessante capire questa, la motivazione per cui spingeva gli antichi egizi a produrre mummie e dedicarle nei templi proprio di questi animali, come di tantissimi altri, come sappiamo, ovviamente. Ecco. Ma voi in chat avete visto qualcosa di tutto ciò, oppure? L'hanno visto loro, sì, quelli che stanno chiamando. Esatto. Adesso apriamo le chiamate da casa. E mia sorella che torna dal lavoro, spero abbia gelato perché fa la gelata. Ah, recitofono, ok. Sì, sì. Gelatissimo, bene, bene. Beh, bene o male, cioè, sicuramente avranno intravisto qualcosa, certo, queste notizie di questo ritrovamento, perché è stato iper pubblicizzato. Cioè, tutta la serie, come diceva Mirko, la sequenza a 3 step di queste 3 cascette che hanno trovato è stata più che pubblicizzata, come tutte quante le cose che arrivano fondamentalmente dall'antico Egitto, che possono fare sensazionalismo. Esatto. Le cose un po' più di nicchia, diciamo, tendono un po' a passare più in sordina. Come la cosa interessante. Esatto, sì, sì, sì. La cosa interessante che ho visto sui social era tutti i commenti di persone che chiedevano di non aprire assolutamente i sarcofagi, perché come si sa è abbastanza pericoloso, però fortunatamente sono stati aperti e abbiamo avuto una mia mondiale, mi sembra. Ah, perfetto. No, 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 non era in concomitanza, questa volta era già iniziata prima, era già iniziata. Oh, ma dai, su. È troppo tardi. Sì, sì, sì. Era per non amplificarla, probabilmente, che non li volevano aperti, però. Esattamente, esattamente. È andato tutto bene, fortunatamente. Perfetto. E quindi, sì,
Questo era quanto volevo parlare. Ma credi che nel 2021 si avranno nuove scoperte in Egitto? Ma spero di sì. Vabbè, ovviamente sì. Poi, vabbè, quando ci andremo io e Flavia faremo veramente delle scoperte incredibili, ovviamente. Ma io invece vorrei tornare su un punticino che abbiamo già trattato anche in altre cose, però io mi immagino altra gente in casa tua che ti vede così in questo momento. I miei genitori. Col gelato, tra l'altro. Vabbè. Spero. Ecco, speriamo. Che è una cosa che in Italia da parecchio Mirko mi sa che tu la mascherina. No. Enrico, benvenuto. Tono di voce così. Ciao, Ravana Jones. Ecco qua. No, un argomento un po' particolare che è questo qua. Qui riusciamo anche a mostrare un po' immagini. Sto tizio, che non si allarga l'immagine, bene. Volevo allargare l'immagine, ma non si allarga. Questo tizio è Marius Stapen, che è un archeologo, direte voi? No, per nulla. Si tratta di un metal detectorist polacco che ormai vive da tanti anni in Scozia. E ci tengo sempre a tornare su questo punto qua, perché le leggi sono ovviamente diverse da paese a paese. Paese in cui vai, leggi che trovi. In Italia, ad esempio, una cosa del genere sarebbe completamente illegale. Mentre in Inghilterra, visto che loro hanno anche, tra l'altro, un ordinamento di leggi decisamente diverso dal nostro, proprio divergono già dalla base il metodo loro per creare le leggi addirittura, loro possono andare in giro a fare con il loro bel metadetector delle ricerche. E cercare anche, come si suol dire, come abbiamo già criticato tante volte in altre live, cercare tesori. E però hanno anche i più dei loro, si spera, un'etica decisamente molto, nonostante siano così liberi di poterlo fare, un'etica molto più stringente, molto più buona, per cui loro, lui e i suoi amici, appena hanno trovato un reperto archeologico a 60 cm di profondità, visto che comunque altri metalli li possono prendere, ma quello lì hanno visto che non era il caso decisamente, hanno subito contattato le autorità del caso, ovvero la Treasure Trove Unit e non mi ricordo un'altra cosa, mi pare il museo di Edimburgo, una cosa del genere, per andare direttamente sul sito loro a controllare che cosa hanno fatto. Oltretutto, questi metadetectorist hanno passato i successivi giorni direttamente sul sito in modo da proteggerne i reperti, in modo che altri decisamente meno ben intenzionati di loro non potessero andare là a scavare e tirare fuori e danneggiare anche il sito. E cosa che, tra l'altro, questi qui hanno saputo fare bene, perché non hanno danneggiato gli strati e così via, quindi hanno permesso agli archeologi di poter effettuare effettivamente uno scavo stratigrafico, arrivare fino ai reperti, rimuoverli e portarli direttamente al museo di Edimburgo, in questo caso mi pare sia proprio il museo di Edimburgo o quello dell'università di Edimburgo, per poterli poi studiare approfonditamente, anche perché si sono rivelati essere dei reperti particolarmente interessanti, in quanto risalgono all'età del bronzo, e di reperti dell'età del bronzo in Scozia non è che se ne siano sempre trovati così tanti, quindi, e soprattutto non così ben conservati. Vi faccio vedere anche qualche foto, se riesco, stacco un attimo questo, vedo di recuperare una foto un po' più bellina, tipo questa,
Ah, no, l'avevo aperta allora. Zac. Ecco qua. Questo, ad esempio, hanno trovato dei finimenti di, con ancora addirittura... Marco, non, le... non è condivisa, scusami, l'immagine. Ah, scusa. Mannaggia. Ecco qua. Allora, rifacciamo così. Dei finimenti, appunto, con ancora delle parti in pelle, che è decisamente difficile trovare, visto che ovviamente le parti organiche si vanno a degradare molto velocemente, con anche le incisioni, le decorazioni sopra di esse, e degli elementi di bronzo, che sono questi qui, molto particolari, molto interessanti, anche in questo caso da studiare. Oltretutto è stata trovata anche una spada in bronzo del, se non ricordo male, proprio inizio millennio, quindi inizio millennio avanti Cristo, quindi attorno all'anno 1000 avanti Cristo. Anche quella lì è interessante da studiare, e tutti questi reperti, il luogo si chiama, è vicino a Peebles, e come si, come d'uso, o meglio come era uso una volta, l'hanno chiamato Peebles Hoard. Ripostiglio di Peebles, in realtà sarebbe anche tesoretto di Peebles, ma tesoretto, come abbiamo detto altre volte, ci lascia un po' così. E questi reperti permettono anche un po' di portare avanti gli studi sui collegamenti fra le popolazioni della Scozia di quel periodo con anche le popolazioni germaniche del nord della Germania, sempre dello stesso periodo. Reperti appunto interessanti, non c'è la freccettina per andare avanti e indietro, vabbè, comunque questo, vediamo se riesco a farvi vedere anche la singola spada ancora nello strato, da lì appunto, ecco qua, un attimino, zap, e tutte le volte riparte da lì, ah, qua, un po' più grande, qua riesco anche a allargarlo, qua ci sono anche i numeri che evidentemente in una pubblicazione che non ho trovato spiegavano cosa fossero esattamente i singoli oggetti indicati, però appunto c'è del bello che verrà studiato man mano e poi dopo pubblicato probabilmente in un prossimo futuro, perché non mi pare di aver ancora trovato una pubblicazione molto dettagliata su tutto ciò. E questo era, ad esempio, un ritrovamento interessante del Nord Europa, che secondo me era il caso di ricordarci anche di questi ritrovamenti in lande così ai limiti dell'impero, perché veramente... La Scozia quest'anno devo dire che sta dando un bel po' di risultati e traguardi, perché anche nella Aberdeenshire è stata... intercettato un insediamento su collina che viene considerato uno dei più grandi scozzesi dell'epoca, perché dovrebbe risalire al III secolo d.C. Oltretutto era un insediamento che contava orientativamente circa 800 capanne, quindi un'abitazione che poteva girare intorno ai 4.000 abitanti. Si parla di numeri molto importanti per quell'epoca e per la zona, quindi la Scozia sta dando quest'anno effettivamente delle belle soddisfazioni. Era da un po' che non risultavano ricerche archeologiche con un peso del genere. Perché? Perché loro ci tengono a differenziarsi dagli inglesi, ecco. Ovviamente. Giusto. Bronzexit. Ma abbiamo dall'Inghilterra comunque quest'anno c'è anche la notizia su Stonehenge, no Marco? Sui Sarsen, sull'origine dei Sarsen. C'è quella sull'origine dei Sarsen, c'è anche il ritrovamento di un ulteriore circolo nelle vicinanze, adesso non ricordo, ve l'avevo scritto, ora non mi ricordo più esattamente il nome, non l'ho segnato qua, l'ho segnato di qua, ovviamente qualcosina me l'ero segnato, volevo darvi il nome giusto. Lo recupereremo eventualmente nei vari gruppi commenti. Sono segnato alla fine. Peccato, peccato.
che comunque sì, Stonehenge appunto, come sappiamo, no, non è, e ne parleremo a breve in A, un articolo B di Leo, spero, molto molto non sinteticamente, molto settorialmente, ogni video circa una decina di minuti su qualcosina all'interno di Stonehenge, perché Stonehenge uno pensa sempre al circolo di pietre, ma in realtà tutto intorno a un mondo venutosi a creare man mano nel corso di alcuni millenni in realtà, e anche successivamente è stato vissuto, perché ancora in epoca romana si effettuavano dei riti all'interno del circolo di Stonehenge, che sono sempre molto interessanti da affrontare e penso sia ottimo andarne poi a parlare. Adesso però purtroppo non vi riesco a dire il nome del... Iniziava con la D, sono anziano, non mi ricordo più queste cose, sono troppo vecchio, ragazzi. Dovete ricordarvi voi queste cose, siete giovani, siete giovani. Giusto. Che anche io me la sono persa per strada questa. L'avevo scritto in chat l'altro giorno... Ma cos'era? No, no, perché non era appunto quello di Chaponoff. No, non lo so, questo dell'altro circolo, onestamente, mi è sfuggita questa, mi dispiace. Vabbè, dai, ne parleremo. La recuperiamo. No, per mi era molto interessato in realtà, invece, appunto, l'individuazione dell'origine dei... proprio del luogo dove sono state prese le pietre per creare il circolo del grande assemblamento ad architrave di Stonehenge, perché l'archeometria vince ancora una volta anche in questo caso, le analisi archeometriche vincono alla grande, perché appunto grazie all'aspettometria a fluorescenza a raggi X sono riusciti a comprendere la composizione chimica delle pietre e riuscire a capire che le sono andati a prenderla a ben 25 km di distanza. Pensare che un monolite che è alto orientativamente circa 9 metri e che peserà quant'era? Intorno ai 23.000 kg in uno, mi sembra che sono circa. Parecchio. Orientativamente, pensare che li abbiano trasportati per 25 km... E mi vengono ancora a fare obiezioni sui blocchi squadrati per la costruzione delle piramidi. Pensate a trasportare questi. Ma cosa ti riferisci? Nel neolitico. Ma tutto questo qua in realtà è stato un enorme assaggino per ingolosirvi e farvi poi dopo andare sul sito nelle prossime settimane. Esattamente. Su Stonehenge che man mano arriveranno, eccetera eccetera. Ne approfitto per ricordarvi anche che sul sito c'è una sezione chiamata eventi, al momento non c'è nulla perché c'è da fare prima una grafica, visto che chi ha creato quegli eventi non ha creato una grafica adatta per i social, ma compariranno tra pochissimo alcuni eventi, tra cui quelli appunto dei film di cui avevamo parlato nell'ultima live, e non solo, anche un evento di cui mi ha passato un link Flavio, ma in realtà non l'ho ancora letto, però verrà inserito. Il 14 gennaio cosa c'era? 14 gennaio? Il 13 gennaio? Sì, c'era la diretta da Villa Giulia con il direttore del museo di Villa Giulia, che è tanto per i bimbi quanto per chi non conosce bene, diciamo, la storia appunto degli Etruschi, che è affascinantissima. Un popolo che viene un pochettino messo troppo in ombra dalla storia romana, che invece merita veramente, veramente tanto. Dannati romani. Etrus Channel, giusto? Sì, su YouTube. Perché effettivamente pochi lo sanno, ma il museo di Villa Giulia, che è un museo, diciamo, tranquillamente si può dire più importante sugli Etruschi, direi anche tranquillamente al mondo, rinnovando sempre di più, quindi molto molto buono, ha anche un canale YouTube, grazie al suo direttore, Nizzo, che tra l'altro presenta lui direttamente ogni singolo video, vari reperti all'interno del museo, ed è un'ottima occasione, veramente ottima occasione, visto che all'interno di museo A spesso non si ha il tempo per stare a guardare tutto per bene, B le didascalie non sono mai fatte proprio friendly,
E lui in questi video spiega molto bene e molto in dettaglio, ogni video dura circa una decina di minuti se non ricordo male, il reperto o il gruppo di reperti che ha deciso di scegliere per quel singolo video. Quindi vi consiglio tantissimo di andarlo a recuperare e vedremo anche questo appuntamento il 13 gennaio del 2021. Bene. Soprattutto l'ho visitato qualche mese fa, il museo di Villa Giulia, era da tanto tempo che non ci andavo e volevo vedere anche un pochettino la risistemazione un po' più moderna. A poco stanno cercando di dare un taglio un po' più moderno al museo, ma c'è una quantità di roba incredibile. Esatto, c'è ancora stato. Ha una parte che è completamente non fruibile per chi non effettivamente conosce almeno un pochino di etruscologia o comunque di cultura etrusca. Un'altra parte che invece man mano si sta, almeno l'ultima volta sono stato io, ci sono proprio delle belle didascalie molto dettagliate, però c'è ancora tutta quella parte del corridoio con i vasi messi in grande quantità senza alcuna descrizione, con solo volevo dei numerini. La volevo piangere, anche perché stavo aiutando un mio carissimo amico e collega che cercava un decoro nello specifico, il decoro a cani correnti, è stata un'impresa riuscire ad avere anche semplicemente le datazioni e le collocazioni. Quindi sì, c'è ancora tanto lavoro da fare al museo di Villa Giulia, però speriamo che lo facciano, perché in quel caso lì gli conveniva contattare direttamente Valentino Nizzi e dirgli: senta, ma esattamente dove trovo questa cosa che facciamo prima? Grazie. No, dovrei studiare. Però è un museo che ha reperti eccezionali, davvero eccezionali, che ci invidiano nel resto del mondo, quindi merita veramente di essere visitato. Preferisco specificare che da un punto di vista di fruibilità per tutti è un pugno nell'occhio vedere che ancora non è stato fatto molto da quel lato del museo. Però dall'altro punto di vista bisogna dire che effettivamente è una fotografia di come venivano realizzate una volta i musei, e quindi dispiacerebbe un po' vederla andare anche perduta questa disposizione. Però tra le due, il museo diventi un luogo di utilità per chiunque, in modo che possa andare a incuriosendosi, allargare le proprie conoscenze. Vedo Cano Fenix che dice: Madonna, i vasi. Però non sì, perché eravamo assieme qua a fare quello, quindi è stato anche abbastanza di impatto per chi non è nel mondo dell'archeologia prettamente vedere questo corridoio infinito con questa quantità così impressionante di vasi, non dico accatastati, ma siamo abbastanza vicini. Sì. Sono magnifici comunque da vedere, quindi se riuscite ad andare a Roma appena ci si potrà andare in sicurezza, andateci, che è veramente molto molto bello come museo. Mirko, ci vuoi raccontare qualcos'altro? Io vi dico che tra un po' ho un esame, quindi devo studiare e cosa? Guarda, roba fantastica. No, è bello veramente. Ancora? No, ma questa volta è l'ultima. In realtà avrei anche archeologia romana, ma questa è, vabbè, robetta facile. Ah, meno male. Latino, su cui bisogna lavorarci. Io per dare archeologia romana, non so, mi sono rinchiusa. Il lockdown, io in realtà nel periodo di sessioni intense dell'università l'ho vissuto parecchie volte. Non era una cosa così. Sì, no, ma infatti archeologia romana è stata una di quei, sia uno che due, è stata una di quelle, di quei periodi. Sono quei 5 crediti che, vabbè, li fai, ma va bene. Cioè che, vabbè, dovrei stare a spiegare tutta la mia storia, ma è lunga. Ma no, per te le tue cose personali. Va bene. Boh, in chat vi devo rifare alcuni esami.
recentemente siete andati, recentemente ovviamente, un po', quest'anno è un po' così. Nel 2019. 2019-2020, quando si poteva. Siete stati in qualche museo che vi ha interessato, oppure avete letto qualche notizia archeologica che vi ha incuriosito particolarmente, vi ha preso a sassate in faccia per dire leggimi, leggimi, leggimi assolutamente, che è importante che tu mi legga. C'è da dire che io ho avuto la fortuna di essere a Torino durante la breve, alla fine, riapertura del Museo Egizio e sostanzialmente era l'entrata, siccome era questa riapertura dopo tanto tempo, 3 euro, una roba del genere, e quindi sono andato 2 volte di fila, standoci tutto il pomeriggio, ed è stata una cosa fantastica. Ci voleva. Dopo mesi e mesi di nulla, l'ho scaloccato tutto, tutto contro, finalmente un po' di aria fresca di 2000 anni fa, 3000 anche. Da cui è arrivata un sacco di roba, tipo questo, 1000 altre cose. Vabbè. Leggi il bookshop sempre. Arrivi. No, ma ci sono delle cose incredibili. Ma poi tutte le pubblicazioni, museo, vabbè, lasciamo perdere, che è veramente il top. Complimenti. Non te li hanno dati come visitatore VIP? No, non ancora. No, quando quindi cresceremo un sacco, ovviamente ci faremo mandare le cose come tutti i veri influencer. Ovviamente. Sicuramente, sicuramente. Diventeremo i primi archeo influencer per tipo le tavolette per i batter. Sì, tra l'altro ieri che parlavamo appunto di testi che eravamo tanto tanto interessati potenzialmente a reperire, ma a botte di 100 euro a testo, diciamo che dobbiamo un po' lavorarci su per metterli da parte i soldini. Potremmo chiedere a Mirko di curarsi, visto che è così amico del Museo Egizio di Torino. Scusa, ci sono queste due pubblicazioni che sono i quaderni, no, gli studi del Museo Egizio. Che vengono poco, cioè uno viene 100 euro l'altro. Sì, sì, ho ben capito quali sono. Il bello è che te li mettono nel bookshop, belle lì pronte, con scritto prendimi sopra. Poi giri, guardi il prezzo e dici vabbè, dai, al prossimo giro. Era interessante, però. Facciamo. Dai, vabbè, però ci sta. Comunque, come lavoro è importante. Io invece ho fatto il pienone quest'anno dei musei. In realtà nel periodo estivo non c'era praticamente nessuno che andava a musei. Sì. Ho girato un sacco di musei a Roma che normalmente erano iperaffollati, come ad esempio il Museo Archeologico Nazionale, e vuoto. Cioè, incrociavi persone. Sono riuscita veramente a visitare un sacco di musei e poi stando a Liverpool un po' di tempo... tutti quanti quelli di Liverpool, perché in Inghilterra tutti i musei sono gratuiti, e quindi ero mentre esci continuo da qualunque museo nel polo, proprio nel polo museale che c'è. È stato bello, particolare, hanno un modo completamente diverso rispetto a noi sicuramente di esporre, proprio di vivere il museo. Molto più moderno, molto più adatto a qualunque tipo di fruitore, però c'è anche da dire che, senza nulla togliere, hanno meno materiale rispetto a noi da mostrare, oggettivamente parlando. Teniamo a parte l'Inghilterra, cioè non l'Inghilterra nella sua totalità, Londra ha musei che... lasciamo perdere, ovviamente. No, parlavo nel caso specifico di Liverpool, però è una città estremamente culturale, ha uno slancio proprio culturale molto forte, molto bello girarci e appunto visitare musei, soprattutto vederli frequentati tanto dalle famiglie, vedere tanto genitori con bambini anche più piccoli ai musei è molto bello. Ovviamente con la questione del Covid non era possibile fare tutte quelle attività interattive, perché sono tutti quanti estremamente interattivi come musei, però penso che l'anno prossimo tutto ciò sarà ripristinato. A Londra, una cosa che ho visto che hanno in Scozia, non so se ce l'hanno anche a Londra, e anche in Irlanda un po' ce l'hanno questa cosa qua,
Inghilterra e Londra in generale hanno questa cosa qui dell'abbonamento per cui poi entri in certi luoghi tipo palazzi, musei sono gratuiti. Bon, quelli lì quindi già li abbiamo tolti, però ad esempio in Scozia c'era l'abbonamento per le famiglie con prezzi diversi, tra l'altro, tipo per gli scozzesi e per gli stranieri, che pagando un tot annuo, che in realtà bassissimo, 28 euro, 30 euro se non ricordo male, avevi accesso a tutti i luoghi per tutto l'anno, quanto tempo volevi, ogni volta che volevi, con anche prezzi diversi, tipo per i palazzi, se volevi entrare solo nel giardino oppure entrare dentro il palazzo anche visitare e così via. C'è qualcosa di simile a Londra? Questo non te lo so dire onestamente perché l'ho vissuta molto più da turista, proprio individuale, diciamo che da questo, oltretutto appunto col lockdown molte cose erano state sospese, cioè io sono riuscita, diciamo, fortunatamente a rientrare in una zona che appunto era uscita dalla fase di chiusura del lockdown, che invece aveva abbondantemente ancora colpito altre zone limitrofe, come ad esempio Manchester, dove non ho potuto vedere niente perché tutti i musei sono chiusi fino all'anno prossimo, non si sa quando proprio, nel 2021 a data da destinarsi. Però ho notato una cosa molto particolare, il fatto che non, appunto non vi era il biglietto d'ingresso, quindi c'era una libertà di oddio, ingressi contingentati ovviamente sempre per la questione del Covid. Molto precisi, veramente molto precisi, però vedevo che il fatto che non ci fosse l'ingresso da pagare induceva molto di più alle persone a fare le donazioni. Tutti quanti i musei avevano queste colonnine per fare la donazione al museo e veramente era un continuo per quelle persone appunto che si trovano là dentro andare a fare donazioni. Sono molto più inclini, ecco, a questo rispetto a noi, questo sì, sicuramente. Hanno una Beh, sensibilità un'altra. maggiore da questo punto di vista. Sì, un'altra mentalità sicuramente. Comunque, questa cosa degli abbonamenti, in realtà alcune città in Italia lo fanno. Tipo a Torino c'è un abbonamento annuale, però non saprei se puoi entrare gratuitamente nei luoghi segnalati o se c'è solo uno sconto, o cose del genere. Però sì, lo facevano, penso lo Abbiamo facciano tuttora. qualcosa di discusso per fare qualcosa di simile o nel Lazio o in Campania, ma non mi ricordo bene quale dei due. Quindi mi stava ritornando questa curiosità che avevo visto qualche anno fa. Karma Phoenix dice che con gli Sì. abbonamenti generalmente diventano gratuite le mostre temporanee o in generale eventi a tempo determinato. Sì, è vero, è vero. Spesso succede. E invece, secondo voi, la città in Italia, che nel 2021 sboccerà dal punto di vista culturale? Parma, no, ho detto sbagliato qua. Parma. Parma top, sì. Bella domanda. Ci sono stato 2 volte quest'anno ed è piena zeppa di eventi. Ho da qualche parte tipo una pubblicazione con tutti gli eventi che avrebbero dovuto fare quest'anno. È pienissimo, è bellissimo. Città della... Esatto. E siccome non ha potuto approfittare troppo di questa cosa qui, l'hanno prolungata anche per il 2021. Tra l'altro, anche noi come scavo con Tannetum dovevamo avere uno spazio all'interno Ah, di ok. tutto l'evento. E purtroppo lo recupereremo. Eh beh, Speriamo. l'anno prossimo lo riprenderete lo scavo? Cioè 2021 È stato riprenderete o fatto anche ancora? quest'anno, sì. Noi riprenderemo anche nel 2021 sperando io di avere un po' più di fortuna, Speriamo in primavera in generale di riuscire a ripartire un po' tutti con gli scavi in una sì. situazione un po' più. Comunque, secondo me Napoli regalerà. Già quest'anno si stanno muovendo molte cose dal punto di vista proprio artistico. Il prossimo anno sarà totale per Napoli. Beh, è stata ieri. Franceschini ha nominato la nuova commissione per la gestione, ad esempio, della Reggia di Caserta. È stata per i Ecco, sì. prossimi 5 anni e non me l'aspettavo. Uno dei membri è un mio carissimo amico, uno storico veramente
di quelli di un certo valore, di vecchio stampo, diciamo così, il professore Giovanni Cerchia, che appunto ha insegnato in diverse università del Sud Italia, adesso ha avuto questo incarico molto importante. Sono veramente ansiosa di vedere il progetto per la riqualificazione della Reggia. Ma quindi ti farà fare i pranzi dentro? Lo spero vivamente! Ogni riferimento a passate gestioni veramente... A cui tutto lo staff di Lost Archaeology sarà invitato, chiaramente. Esatto. Ovviamente noi ci muoviamo ormai come un'entità unica, mi sembra. Sì, sì, sì. Ma invece, allora, cioè, volevo chiedere a Pat se c'era qualche notizia archeologica di quest'anno, perché ancora in realtà qualcuna noi avremmo da accennarne. Sicuramente oggi purtroppo non c'è Tommaso, perché sono sicuro che avrebbe tirato nuovamente fuori il gatto di Nazca. Sicuramente. Vabbè, Booster Stizio, perché... ovviamente. Sì, sì, aveva colpito, prossimo anno ci andiamo sicuro. Aveva colpito particolarmente a Tommaso la realizzazione di questo gatto. Allora, mentre aspettiamo le risposte in chat, io vorrei ringraziare veramente tantissimo, mi ha risposto di qua, come al solito, i miei due schemi. Ho preso la cosa sbagliata, di nuovo ho preso la cosa sbagliata. I due schemi che mi fanno venire torcicollo, mi porto di qua quello che mi serve. Vorrei ringraziare tantissimo, siccome i numeri degli iscritti su Twitch sono molto importanti per avere delle funzionalità in più all'interno delle live e non solo. Ad esempio, il poter caricare video fino a un certo punto non si può fare. Quando si scatta i 50 iscritti, tot minuti di visualizzazione e così via, scatta la possibilità di caricare i video. Vorrei ringraziare chi si è iscritto in questi ultimi giorni, ovvero Elena, Tommaso, che citavi prima, Ravana Jones, Mirko Banks, vabbè, che ce l'abbiamo, immagino sia tu Mirko questo. Esatto. Capitan Birbante, che penso abbia il nome più bello del mondo. Complimenti. Lightside, Karma Phoenix, che abbiamo visto anche in chat prima, la nostra mitica Fla, e purtroppo non me ne mostro di più, ma vi ringraziamo veramente tutti tantissimo di cuore, perché altrimenti senza di voi non ci saremmo noi qua. Non andremo in realtà andremo a fare altre cose forse un po' più rilassate. No, saremo qua sempre per voi. Bene. Esatto, imperterriti. E ne approfitto per tenermi la parola e parlarvi di una cosina un po' particolare, che non è esattamente archeologia, ma in qualche modo nell'archeologia ci va a infilare. A inizio anno scorso, 2020, me lo sono segnato, Lumsden Heritage Trust della Nuova Zelanda, creato nel 2013 e da qualche anno porta avanti questa sua volontà di riuscire a salvare, diciamo, delle locomotive che un tempo erano in funzione proprio nel loro paese, ovvero la Nuova Zelanda, è riuscita a tirar fuori, sto temporeggiando un po' parlando, ecco qua, a tirare fuori dalle profondità della terra in cui era finita, prima a gennaio, fine gennaio, una delle locomotive, poi a febbraio, fine febbraio, un'altra delle locomotive, della National della New Zealand Railroad classe 5 del 1885, che finirono la loro funzione nel 1928, se non ricordo male, e come spesso accadeva all'epoca con le locomotive dismesse, e dopo vedremo un attimino qual è il mio contorto collegamento che voglio darvi su un punto su cui pensare, diciamo, venivano dismesse, non smantellandole, recuperando i pezzi e così via, perché a quel punto era considerato estremamente costoso, molto più di quanto si sarebbe riusciti a ricavare dei materiali e così via, smantellarle, ma venivano utilizzate per rinforzare, ad esempio, in questo caso, le sponde di quello che era il fiume Oreti.
un fiume che era molto importante in Nuova Zelanda, che aveva un grande afflusso di acque, per riuscire a tenere buone le sponde in modo che non si erodessero e così via, utilizzavano appunto le locomotive dismesse, interrandole, buttandole dentro il fiume e poi dopo si autointerrandole per a, mi sembra proprio un ottimo modo del riciclo. E a gennaio e febbraio sono riusciti a tirare fuori la 126 e la 127, il numero delle due locomotive, per poterle poi esporre, come le hanno poi esposte effettivamente, alla stazione della città. E qual è la cosa particolare su cui voglio fare il collegamento? Che ovviamente anche altri, questa è una cosa estremamente evidente, lo scavo è stato condotto nel 2018, ovviamente non uno scavo esattamente, come si può dire, archeologico, per poi tirare fuori in modo molto grezzo nel 2020, inizio 2020, ma noi troviamo durante tutto il corso della storia altri simili o comunque altri invasivi, interventi dell'uomo che ancora in giorno d'oggi noi possiamo trovare, ad esempio, appunto, come tutti ben sanno, ad esempio il Monte Testaccio che si è venuto a Monte Testaccio Roma, che si è venuto a creare a forza di accumulare cocci del vicino porto, ovviamente cocci rotti dalle anfore che erano nel vicino porto, fino a diventare anche parte integrante del territorio, come ad esempio la via Marmorea, perché lì erano depositati i marmi del porto, il Monte Testaccio, proprio perché c'erano i cocci e così via. E sono elementi che spesso e volentieri non vengono tenuti in considerazione dal pubblico, ma sono anche comunque importanti per anche solo indicazioni toponomastiche oppure altre cose di questo genere, e soprattutto sul fatto che l'umanità, bene o male, insomma, non è esattamente cambiata nel corso dei millenni, perché ancora oggi c'è gente, ad esempio, che butta le lavastoviglie giù per le pareti delle montagne, in questo caso però non per consolidare i terreni, ma semplicemente perché evidentemente smaltire in altro modo le considerano molto costose. Vabbè, comunque, basterebbe portarle al centro commerciale. Perché fare questo sforzo quando lanciarla da una collina è così divertente, scusami. Comunque queste locomotive appunto sono molto molto interessanti. Mentre parli Mirko, tiro fuori un'altra foto, parla pure. Sì, vi racconto velocissimamente, collegato sempre a questo a questa cosa. Sostanzialmente negli anni 60, se non sbaglio, al largo di una città qua in provincia di Savona, Varale, la Fiat prese carcasse di auto, tantissime, e sostanzialmente le prende e le butta sott'acqua con l'intento di creare una città per... Non sto scherzando, è successo veramente, ci sono i video che lo testimoniano, e l'avevano fatto proprio in pompa magna perché era un evento incredibile. Quindi presero tutte queste auto dismesse, non più utilizzate, di peso, buttate in mare, e sono ancora effettivamente lì, largo, a pochi chilometri dalla costa, non stiamo parlando di chissà cosa, ed è fantastica, cioè è una cosa incredibile. Ed è interessante notare che fra 1000 anni, ci saranno ancora lì gli archeologi del futuro, potranno studiarle, speriamo non ci siano tanti anni, che in questo modo almeno verrà bonificato. Sì, una questione un po' spinosa. Quello che vi ho fatto vedere prima era come è stata esposta la B127, appunto la quinta classe delle ferrovie, della locomotiva che hanno salvato. Questa qua è una foto storica invece di come, in realtà sarebbe coperta da copyright, però non lo verranno in Nuova Zelanda, di come all'epoca appunto venivano buttate giù le locomotive all'interno del fiume Oretti e lì si consolidavano poi le sponde in modo che non creasse problemi di sorta. Beh, almeno qui
qui serviva a qualcosa, cioè le carcasse del Fiat buttate in mare proprio a caso, cioè c'è chi le lancia nello spazio. È anche vero. Però investarmi, chissà dove adesso. Sarebbe fantastico. Dobbiamo un po' le orecchie ai nostri ragazzi in chat, perché vedo che non vogliono collaborare con delle domande o oggi sono presi dalla fine dell'anno. Beh, evidentemente, che poi l'aspettavamo è vacanza dal passaggio a Twitch, però almeno direi che, a parte il fatto di non essere riusciti a passare anche su YouTube, direi che sembra andare tutto benino, anche il resto sembra fluido. Ma magari vediamo, poi nel 2021 vedremo di adattarci sempre di più, e anche voi vi adatterete sempre di più. Fate venire gente, parlatene, e in questo modo cresceremo tutti insieme. Esatto. Tra 2 settimane comunque mi arriva la fibra, quindi proprio fantastico. E io vedo di passare la fibra. Sì, anche Marco deve passare alla fibra, sì. Sì. Decisamente. Vabbè. Marco deve passare alla fibra. Va bene, invece Flavio viaggia su... Dimmi. No, Flavia viaggia su un razzo incredibile. E io già c'ho la fibra. vedi. Cioè, pensa, noi al nord, poveracci, beh, lasciamo perdere. Già, il sud arretrato. E infatti, questa è la dimostrazione proprio limpida, cioè non c'è niente da dire, vabbè, lasciamo perdere. No, beh, dicevo, ci sono state comunque delle scoperte abbastanza interessanti quest'anno, ma di vario tipo, proprio in giro in tutto quanto il mondo, e se non propriamente scoperte, anche pubblicazioni di scoperte di qualche anno fa, ma quest'anno è uscita appunto la pubblicazione ufficiale con cose parecchio interessanti, perché passiamo veramente da culture completamente diverse. Coprendo tutti i continenti del mondo, fondamentalmente, quindi. Da, vogliamo andare anche un attimino in Spagna, sud-est asiatico? Sud-est asiatico? Dove vogliamo andare? In Iran? No, sud-est asiatico, in Indonesia. Che cosa abbiamo in Indonesia, perdonami? Dovete sapere che c'è una particolarità nella storia umana. Noi abbiamo trovato sempre tantissime, per le epoche più remote, ovvero 40.000, 20.000 anni fa, tantissime testimonianze di capacità figurativa in Europa. Ma nel sud-est asiatico, ad esempio, nonostante l'uomo sia arrivato lì, se non ricordo male, 35.000 anni fa, poco, quasi nulla in realtà. E le cose sono mosse meno dell'ultimo decennio addirittura, tra l'altro con scoperte quasi tutte dello stesso team, e una delle ultime è avvenuta nel 2020, veramente minuscola questo qua, di nuovo l'avevo anche questa salvata come foto proprio per farvela vedere, perché è veramente un oggettino veramente quasi insignificante, uno se lo perderebbe anche vedendolo sul terreno. Questo oggetto è grande, qualcosa come, se non ricordo male, 1,5 cm x 1,5 cm, e ne sono stati trovati 2 similari di figurazioni, in questo caso di un ibex, che è una specie di bufalo del sud-est asiatico, proprio originale dell'isola di Sulawesi, in Indonesia, e un altro che, se non ricordo male, rappresenta la sfera celeste, una cosa del genere, datati a quanto pare
una datazione ancora molto ampia, sarebbe fra i 24.000 e i 14.000 anni fa, però si pensa molto più probabile intorno ai 20.000 anni fa, dallo studio che è già stato pubblicato in questo caso. E lo stesso team aveva scoperto altre figurazioni nel 2014, su parete in quel caso, e un'altra nel 2019, quindi lasciando ben intendere che anche l'Homo sapiens di 30-20.000, tra l'altro le più antiche sono di 40.000 anni fa, quelle che hanno scoperto loro, di 40.000, 30.000, 20.000 anni fa, sono comunque arrivati anche lì ad avere già dagli inizi capacità di rappresentazione figurativa di ciò che li circondava, comunque di idee che avevano nella mente. E poi anche altre notizie sono arrivate dal Messico, soprattutto, però direi che ormai siamo un'oretta, cosa dite? Ci accontentiamo di un riassuntino così, poi ne parliamo meglio. Possiamo fare anche sul sito, non in chat. Sì, perfetto. Anche tramite il sito, infatti, no, perché veramente di scoperte quest'anno in realtà ce ne sono state veramente abbastanza, dalla parete all'Indosa, in Amazzonia, in Colombia, il frammento della bacchetta in legno di cedro della grande piramide di Giza. Esatto. Della mita, la decifrazione della mita lineare, la forma più antica appunto della lingua di Elam. Ce ne sono state veramente tante di scoperte. Il lingotto di Cortés. Della fuga di Cortés, particolarissimo anche questo. Anche lì con l'analisi... Sì, con l'analisi di oggi, infatti. Si è potuto... A Città del Messico era stato trovato, non mi ricordo quanto tempo fa... Nell'81. Come? Nell'81, 1981. Quasi 40 anni fa, fra un po' 40 anni fa, e un lingotto... che non si sapeva esattamente bene cosa fosse, ma dalle analisi recenti pare proprio sia una parte del bottino che Cortés aveva preparato da portare via prima di finire molto male, molto molto male, in mare, quando si ribellarono a lui. E ovviamente li fecero un po' tutti fuori. La noce triste nel 1520. Qua. Voilà. Sì. Poi è stata trovata anche forse la più antica struttura per il gioco della palla dei Maya. Ma tante tante le notizie che sono arrivate anche dalle Americhe, ovviamente. Però io direi che possiamo tranquillamente concludere qui. Tra l'altro sto anche guardando il video, come sta andando su Twitch, e lo vedo indietrissimo, di qualcosa come 15 minuti, quindi ogni tanto mi preoccupo un po', però vedo che state commentando, quindi poi mi rincuoro, mi dico, ah ok, va bene, evidentemente sta tutto bene, che sta ricevendo un po' malino, spero. Altrimenti ci state facendo finta di capire, invece non state capendo nulla. No, vabbè. Ci chiedono cosa diciamo della cara Pompei. Cosa diciamo della cara Pompei? Io direi che... Bocca di tutti. Di Pompei basta... È stata una notizia bellissima, veramente interessante, e si capisce quanto sia stata... enorme, perché sono i meme bellissimi. Quindi, no, vabbè, comunque, come sapete, si tratta di un termopolium, quindi detto tutti, un bar, uno street food,
di Pompei, ovviamente erano presenti in tutta il territorio dell'impero, e la particolarità è che è stato ritrovato innanzitutto con questi fantastici affreschi sul bancone, ancora conservati in una maniera incredibile, come quasi tutte le Pompei alla fine, e addirittura sostanzialmente una volta fatti aleggiarono i vari alimenti, gli archeologi che ci hanno lavorato hanno raccontato di aver sentito ancora del forte odore di vino che era impregnato sulle pareti delle giardine, quindi questa è una cosa incredibile. E tra l'altro non so in quanti di voi, spero tutti, abbiate visto il documentario passato su Rai 1 quando era l'altro ieri, mi pare l'altro ieri, comunque recuperabile anche tre giorni fa, sì, era su Rai Play, e recuperatelo perché viene spiegato benissimo tutto il lavoro fatto dal 2018 ad oggi, gli scavi di questa nuova area completamente ancora da scavare, e comunque realmente si vede il vero lavoro dell'archeologia, degli archeologi, spiegato da professionisti, con anche termini tecnici spiegati bene e in una mente semplice, accessibile a chiunque. Ovviamente è concentrato sulla zona degli scavi e su cosa si è ritrovato, e chiaramente viene anche spiegato un po' in generale cosa è successo a Pompei, a parte che più o meno ormai tutti un'infarinatura ce l'abbiamo, direi. Però sì, recuperatelo perché è veramente fantastico. E ci dicono che non è fruibile dall'estero, sì, perché ovviamente RaiPlay è cattivo e non ve lo fa vedere. Ma ti basta usare una VPN, esatto, l'indirizzo italiano, e vedrai che riuscirai a usare lo stesso, perché scusate la BBC. Allora, comunque, bellissimo. No, effettivamente l'ho recuperato 2 giorni fa io, quindi sì, deve essere di 4 giorni fa forse il documentario, l'ho recuperato 2 giorni fa, e devo dire che è veramente fatto molto, molto, molto bene. A me è piaciuto veramente tanto. Hanno utilizzato, cioè è un buon connubio fra visivo veramente molto buono, perché ha delle qualità immense, veramente bellissime. È comunque una produzione Rai, quindi... non vuol dire, cioè, sì, è vero, abbiamo anche delle cose incredibili, però è una minima collaborazione, la produzione, esatto, oltre con dei francesi, mi pare. Sì, c'è molta di Francia. Ah, okay. Soprattutto la Francia in questo periodo sta andando veramente forte in tutto ciò che è la digitalizzazione dei dati, le riprese aeree fatte in un certo modo per gli scavi archeologici, sta diventando molto forte da un paio d'anni. Le parole di Massimo Zanna e anche dell'equipe in generale fatto proprio su quel settore, Massimo Zanna, che è direttore di Pompei e anche direttore dei musei d'Italia, quindi dei polimuseali. Che sta per finire però il suo mandato, giusto? A Pompei? Sta per finire, però sono comunque abbastanza tranquillo, visto che ultimamente sembra che sia stata sfornata un buon team di dirigenziali, sì. Stanno finendo un po' in tutti i vari musei, polimuseali, poliarcheologici e così via. Quindi sono abbastanza tranquillo. Ero presente a Pompei il giorno del famoso crollo della palestra dei gladiatori. Ero in gita con la scuola, incredibile. Vabbè. E poi da lì è cambiato tutto, e questo è il bello. E lo si fa notare, il documentario si vede molto bene. Per quanto sia un sito immenso ed è veramente un impegno enorme gestirlo tutto al meglio, però è ancora la gran parte è ancora da tirar fuori da sotto la terra, però stanno procedendo veramente bene, appunto i risultati si vedono, il termopolio, l'ultimo termopolio trovato è stato sicuramente un fiore all'occhiello di questa missione di scavo. Sì.
in quell'area, ma anche le case private che hanno trovato hanno dei mosaici pavimentali incredibili. Sì, ci sono quei mosaici fantastici. E se non sbaglio, sono proprio quasi una. Quello, sì, i due mosaici con il mito di Orione sono un unicum al momento. Esatto. Non è stato mai trovato questo tema da nessun'altra parte al mondo ad oggi, quindi è stato uno scavo veramente, veramente tanto interessante, ma a dimostrazione del fatto che Pompei era una città ricca, era una città enorme, bellissima. E purtroppo, per sfortuna loro, per ciò che è successo, per noi è una manna dal cielo, perché la quantità di informazioni che ci riesce a dare è incredibile. È infinita, sì. Veramente infinita. Sì. Ragazzi, okay. Qualcuno di voi ha qualcosa da aggiungere per i nostri baldi chattari? Ci vediamo il prossimo anno, è troppo scontata come battuta. Ci leggeranno il prossimo anno. Ci leggeranno parecchio sul sito, stiamo preparando un po' di cose interessanti. Io direi che, cari cercatori dell'antico, noi salutiamo qui, ma ci rivedremo prestissimo nel 2021 con tante 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 novità. In live qua su Twitch. Mi raccomando, portate tanti tanti amici, che ci si divertirà veramente tantissimo, e condivido su YouTube e gli articoli sul sito internet invece, che vi ho passato varie volte durante il corso della live. Io saluto intanto Flavia. Buon anno a tutti, ci vediamo prestissimo. E anche questo disgraziato, come al solito, di Mirko Aguaiano. Ragazzi, alla prossima. Sarebbe stato bello vederlo bloccato proprio ai saluti, completamente freeze. Invece... E noi, come al solito, ci vediamo prossimamente, veramente presto, speriamo presto, con tantissime novità e non solo, tantissime informazioni. E come sempre, io vi ricordo che dovete interessarvi assolutamente dell'archeologia, perché lei un giorno si interesserà quasi sicuramente a voi. Ciao a tutti.